Buonasera, benvenuti a San Marco Restart 24, l'appuntamento del venerdì sera in diretta qui dalla struttura Bono Vacanze, uno spazio giunto alla quarta edizione e che vi viene proposto dal Comitato Provinciale ASI di Agrigento con la collaborazione di Teleradio Montecronio sul canale 80, da cui ci stanno seguendo in questo momento i telespettatori, con la collaborazione di Radio Torre Macauda, da cui ci stanno sentendo i radioascoltatori, e naturalmente in diretta attraverso le pagine Facebook, la mia personale, quella del Comitato Provinciale ASI di Agrigento e quella di Bono Vacanze. I nostri spazi settimanali oggi danno appuntamento con una figura importante che riguarda i beni culturali nel territorio in provincia di Agrigento. È con noi l'architetto Michele Benfari. Buonasera, eccolo che si avvicina. Salutiamo anche quanti stanno seguendo dal vivo questo nostro spazio, una chiacchierata con lui per parlare di temi che sono naturalmente a lui molto cari. Oggi è direttore dell'area museale Belicina, dopo una lunga carriera ai beni culturali della regione siciliana. L'ultimo incarico prima della pensione è stato quello di soprintendente ai beni culturali della provincia di Agrigento. Con lui una chiacchierata sui temi, ripetiamo, che a lui sono cari, ma che sono cari anche a noi, che guardiamo con attenzione a quella che è la promozione dei beni culturali nel territorio, a quella che è la salvaguardia e le potenzialità che offre questa provincia, forse non del tutto utilizzate, non del tutto sfruttate. Intanto, buonasera e benvenuto in questo nostro spazio, dove lei viene per la prima volta. Grazie di cuore, l'invito non poteva che essere di disponibilità, tenuto conto che ci conosciamo ormai da molti anni. Bene, io insomma ormai, come quasi tutti sanno, non vivo più a Sciacca da un anno e mezzo. Ho trovato una situazione anche sentimentale che mi ha concesso l'opportunità quindi di cambiare. Come si dice, aria proprio. Cambiare Quindi aria. sono andato a vivere a Poggioreale, quindi nel Trapanese. Sono città nuove che hanno una connotazione importante rispetto alle città e ai paesi che hanno già una loro definizione urbanistica definita. Sono paesi che sono nati dal niente. Una città e un territorio segnati soprattutto dal terremoto del 1968, nati dal niente perché sono stati realizzati lontano dai luoghi dove si era verificato il sisma. Aree, zone, città senza anima, dice qualcuno. È davvero così? Sì, sono città che intanto alla terza generazione. Io ricordo un incontro con Ludovico Corrao, col quale ho avuto l'esperienza straordinaria non solo di conoscerlo, ma di condividere anche alcune idee, alcuni progetti per la Gibellina Nuova. E mi ricordava che lo Stato italiano, subito dopo il 68, diede l'opportunità a tutte le famiglie che fossero disponibili ad andare via a pagare un biglietto di solo andata per l'Australia, per l'America, per la Germania. Quindi era questo il senso di quel tempo, cioè di far piazza pulita di una generazione, di una idea di città pur di poter avere meno, come dire, disponibilità economiche per una sana ricostruzione. Ricostruzione che peraltro non è ancora finita perché dopo 52-53 anni continuano ancora ad esserci delle difficoltà su molte opere pubbliche, ma il punto cruciale di questo recupero anche in parte di una identità che è rimasta un po' nascosta è a Gibellina. Gibellina è
proprio per la passione e la volontà di Ludovico Corrao, è diventato l'elemento centripeto della Valle del Belice. E quindi oggi, se Gibellina ha un museo di arte contemporanea che è addirittura tra i migliori musei dell'Italia del Mezzogiorno, se non addirittura alcuni dicono anche di potersi impattare con quelli oltre Alpe, ed è vero perché io conosco molto bene il MAC ed è una realtà davvero straordinaria per la grande quantità di opere d'arte intanto. E poi per la capacità e la intelligenza che ha saputo profondere proprio Ludovico Corrao, chiamando a sé per tirar fuori dalle ceneri la città di Gibellina e tutto il territorio correlato, i migliori artisti del panorama europeo, direi, perché sono arrivati architetti, sono arrivati artisti di altissimo livello ed è possibile verificare la bellezza straordinaria di queste opere proprio all'interno del Museo di Arte Contemporanea. Allora, io voglio sapere, sono curioso, se è soddisfatto di quello che ha fatto, se ha realizzato i progetti, le sue idee giovanili, tanti anni ai beni culturali della regione siciliana. Con Sì, tanti anni perché diversi ruoli. sono entrato nell'89 io in soprintendenza ad Agrigento e poi la mia vita è stata costellata di tutta una serie di piccole esperienze, ma tutte positive di grande qualità, non ultima quella di aver diretto il celeberrimo museo archeologico Bernabò Brea a Lipari. E poi ancora a Milazzo, a Giardini Naxos, la Soprintendenza del Mare insieme a Sebastiano Cusa, dove per 25 anni abbiamo collaborato, e poi al gabinetto dell'assessore allora, assessore Granata, dove mi sono formato anche sotto il profilo tecnico-amministrativo, ma la mia esperienza nasce proprio sui ponteggi. E nasce sui ponteggi non quando entro in soprintendenza, ma all'età di 16 anni, quando incomincio subito dopo l'esperienza anche giovanile delle medie, perché insieme con gli amici cari di sempre, nonché compagni di banco, intendo la grande amicizia che mi lega ancora, anche se non c'è più l'amico Pippo Oliveri, Vito Graffeo. Già a 13 anni, appena finita la media, siamo andati a Salare Sarde, perché c'era questa voglia, questa forza di voler essere autonomi. Sì, E sì. da quel giorno non è cambiato più nulla. Io ricordo mio padre che era disperato ed era un funzionario della Guardia di Finanza che, insomma, diciamo che per quei tempi aveva anche uno status e l'idea che il figlio potesse fare il salatore o di sarde. Beh, sì, ci andava d'estate per farsi Sì, davvero qualche soldo. si lavorava a cottimo, le unghie non esistevano più dopo 3 mesi ovviamente di salamoia, però fu un'esperienza incredibile. E da quel momento in poi io non lasciai mai più il lavoro estivo, poi ci fu la bellissima parentesi anche musicale, per cui ho Sì. avuto Qualcuno me l'ha ricordato, dice ricordagli quando suonava, per me era una novità, il basso, sì. No, 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 la l'ottava, batteria. la batteria. Sì, ho ripreso poi anche ora che sono in pensione ho La prossima avuto volta lo facciamo suonare. Allora, lei nel 2019, quando è stato nominato soprintendente ai beni culturali della provincia di Agrigento, a Sciacca, tutti entusiasti, dicevamo, bene, abbiamo uno sciacchitano, adesso possiamo sfruttare tutte le grandi opportunità che si possono creare grazie al fatto che non c'era mai stato in passato di avere una guida, un dirigente ai beni culturali della provincia di Agrigento.
riuscito a portare a Sciacca l'attenzione che i cittadini si aspettavano e che lei pensava di fare? Per alcuni versi sì. Poi ovviamente, come sapete, insomma, in 3 anni e mezzo a malapena si riesce a creare un progetto esecutivo che deve essere quindi autorizzato da, come sapete, la burocrazia è eccessiva anche per noi della soprintendenza, ma bisognava che venissero autorizzati dal Genio Civile, dagli assessorati del territorio ambiente. E quindi nel caso di Sciacca io presentai, ma su volere dell'allora presidente della regione Musumeci, 2 progetti che furono voluti fortemente da lui. Uno riguardava il complesso di Santa Margherita, istituito con una legge del 91. E poi ci arriviamo, perché qui c'è un capitolo a parte. E poi l'auditorium della chiesa di Santa Margherita, che in tempo record fu progettato, approvato, e poi? Fu bandito, fu aggiudicato. Abbiamo lavorato con questa impresa di Favara per 1 mese e mezzo, dopodiché si è andato in contenzioso. E questa è non è una spina, è una coltellata al mio cuore, perché a Sciacca ovviamente io volevo lasciare una esperienza straordinaria di un luogo magnifico, perché la chiesa di Santa Margherita, se non è pari per bellezza la chiesa di San Domenico di Castelvetrano, ma lì ci hanno lavorato i grandi, come dire, stuccatori del tempo, che furono antesignani del Serpotta. Di fatto al momento è ancora chiusa a causa di questo contenzioso. I 7 milioni, la parte più corposa della promessa di Musumeci? I 7 milioni e mezzo di Musumeci, mi chiese un progetto non esecutivo, ovviamente, per bloccare le somme, cosa che io riuscì a fare. Lo portai all'ARS e nel momento in cui mi chiese l'esecutivo per andare in gara, ci si rese conto, cosa che io sapevo, ma speravo appunto che le cose si potessero risolvere, come dire, in famiglia, perché parliamoci chiaro, il complesso di Santa Margherita è di proprietà dell'ASP. Però non so quanti anni fa, credo una 15 anni fa, è accaduto che 3 signori dell'ASP, non ricordo i nomi e non, sarei anche felice di non ricordarli, casomai, e andarono da un notaio a Caltanissetta e crearono una fondazione che chiamarono Pardo. Una fondazione ovviamente che poteva gestirsi, perché a quei tempi bastava semplicemente il valore nominale, quindi catastale, del ci volevano 100 milioni, insomma, da un'indagine catastale credo che si sia arrivati a 300-400 milioni di vecchie lire, quindi la fondazione sotto questo profilo era assolutamente fattibile. Nella realtà dei fatti il bene è transitato dal demanio della regione siciliana alla fondazione Pardo. Io mi sono sempre detto, ma quando ero soprintendente e avevo la fortuna più bella del mondo, perché avevo il mio ufficio all'interno di Villa Genuardi, con 2 finestre che guardano la valle, quindi era possibile vedere tutta la sequela dei templi di quell'acrocoro. È come se mi fossi svegliato una mattina e mi fossi messo d'accordo con 2 amici per fare diventare Villa Genuardi una fondazione. Ed era consentito. Non è consentita una cosa del genere. Per cui protestai fortemente con l'ASL
lì a Agrigento, ci incontrammo, mi ricordo, con il direttore generale, con Mazzara, col dottore Mazzara, credo, sì, tanto voglio dire, insomma, non ho più nulla da perdere, quindi. No, ma andiamo ai giorni d'oggi. Mi pare di capire che quel groviglio di competenze, di responsabilità, di proprietà ha bloccato tutto, compreso i 7 milioni. Ha bloccato tutto per un semplice motivo. La regione siciliana, e così anche lo Stato, non può finanziare progetti che non siano di proprietà demaniale. Quindi, giuridicamente, la fondazione è una cosa totalmente a parte. Cosa si disse quella sera in quella riunione dove partecipò anche la sindaca Valenti? Si disse che bisognava assolutamente trovare una opportunità. Allora, la fondazione per legge può essere solo cancellata e azzerata dal prefetto che nomina un Una sorta di liquidatore. liquidatore, sì, un funzionario liquidatore che deve avere ovviamente la capacità di gestire economicamente il debito, perché in questo frangente, in questi 15 anni, la fondazione aveva accumulato un debito pari a 160 mila euro di IMU che prima pagava la Esatto. Questa opportunità la si trovò, si trovarono anche i soldi, ma io da quel momento in poi non ho più saputo niente. Per cui il prefetto avrebbe dovuto nominare il commissario liquidatore e da lì avere la possibilità di, azzerando il debito, di cancellare definitivamente la fondazione. Quindi è possibile che quei 7 milioni non siano più disponibili e utilizzabili per Ma certo, ogni riqualificare il anno la complesso? Regione Siciliana, Certo, se va non bene. spende quei soldi, vanno in perenzione, si chiama il termine. Ma la regione siciliana aveva contezza di quello che stava accadendo? Perché parliamo di una sua proprietà, al di là del fatto, mi chiedo pure se la regione siciliana ha contezza del gran valore dei beni culturali a partire proprio dal complesso di Santa Margherita, perché un dirigente, un funzionario, quando si trova davanti a quest'operazione, perché le carte sono passate sicuramente dalla regione, dal notaio ci sarà andato anche la regione, si rendeva conto di quello che stava succedendo e che poteva accadere? No, io credo di no. Lei che aveva rapporti con la Io regione, no? credo proprio di no perché è stata fatta un'operazione assolutamente fuori come dire, dai termini di legge. Non è neanche possibile che un notaio si presti ad un'operazione del genere. È come se io venissi oggi pomeriggio, stasera, con il notaio a casa sua. O a casa di amici e le toglierei d'un tratto, di colpo, la sua casa di campagna, perché ho deciso così. Questa è la realtà dei fatti. Bene, non abbiamo la controparte per capire quello che realmente è accaduto, che magari le finalità della fondazione erano nobili, si poteva anche pensare a qualcosa di importante, tant'è che poi è saltata questa operazione e non so se ci sono state poi i successivi passaggi di liquidazione della fondazione, che L'avremmo saputo. credo che non sia più operativa, non so se c'è ancora, comunque avremo anche la possibilità, per chi lo vuole, di dare spazio a chi ha pensato allora a questa idea. Lei in un'intervista ha detto tempo fa: sto andando in pensione, ma devo purtroppo dire che spesso mi sono trovato davanti dei muri di gomma. Questo è uno dei muri di gomma che ha trovato. Sì, questo è quello più eclatante, innanzitutto perché appartiene proprio alle sensazioni che ho sempre provato, alle mie passioni viscerali per questa città che ovviamente mi ha lasciato tante amarezze, Ma ha perché provato a sfondarli questi muri di gomma? ma Non voglia, ci riuscì. non ci sono riuscito perché non è stato possibile trovare nel caso ma veramente terribile sotto il profilo proprio della riuscita dell'evento a interloquire con queste persone perché le conosco
forse alcune non ci sono più, ma non sono riuscito mai a trovare il bandolo della matassa, non c'è riuscita manco la Valenti. Voglio dire che era la sindaca a quel tempo di Sciacca e aveva tutte le carte in regola per poter richiedere responsabilmente che quel museo si aprisse, perché veramente Musumeci mi diede questa grande opportunità. La chiesa, 800.000 euro come auditorium, 7 milioni e mezzo per il complesso di Santa Margherita, che doveva diventare il museo interdisciplinare di Sciacca, con preso extra anche l'acquisto, non dimentichiamolo, della collezione Veneroso. Come sì. Sapete, una delle più importanti, se non la più importante, rispetto alla cultura del bicchiere campaniforme in Sicilia, la più importante del mondo. Quindi sarebbe stata una cosa, come dire, straordinaria sotto tutti gli aspetti, 7.000 metri quadrati di spazi che potevano essere utilizzati per la etnoantropologia, per l'archeologia, per la pittura. Era previsto un ascensore fino all'ultimo piano, c'erano degli spazi dedicati ai bar, a piccoli ristoranti, piccoli uffici, insomma era veramente stato fatto tutto il possibile. Va bene, al di là di questa vicenda del museo regionale, che è davvero un lato oscuro nella storia di questa città, perché la legge regionale di istituzione del museo regionale del 1991, sono passati più di 30 anni, questa città non ha ancora un museo regionale, e pur avendo individuato il sito, cioè il complesso di Santa Margherita, che negli anni 90 credo è stato oggetto di un primo intervento di riqualificazione, ci fu addirittura una mostra, in un'occasione fu anche aperto, ma poi è rimasto chiuso, inutilizzato, come tanti altri importanti beni culturali della nostra città. Posso ricordare ad esempio un altro complesso architettonico di grande valore come il San Domenico, quello è ancora più abbandonato, e anche lì ci sono conflitti di proprietà, perché ci sono diversi enti che hanno la proprietà di diversi locali, e quindi lì entra in gioco la ex provincia regionale di Agrigento. Però Sciacca ha avuto comunque un momento di opportunità quando un museo lo aveva pure realizzato, grazie anche all'intuizione del compianto Sebastiano Tuse, il Museo del Mare, realizzato proprio sulla riva del mare. Lì in qualche modo la politica e la burocrazia sono riusciti a trovare un punto di passaggio. Lì poi è arrivata l'alluvione che ha pregiudicato un po' tutto. Adesso in parte, credo, il Museo della Memoria è ospitato nel complesso Fazzello. E c'è la possibilità, secondo lei, di riqualificare quel spazio di Contrada Mociara, perché è spettacolare, bellissimo, non può essere abbandonato. Sì, non può essere abbandonato, intanto perché rappresenta un esempio di architettura del ventennio che è straordinario. Io ho avuto l'esperienza ora di parlare di Borgo Bonsignore, e vi assicuro che grandi architetti del razionalismo di quel tempo sono riusciti a lasciare una immagine di quel periodo storico straordinaria. Il cosiddetto fascismo, non dimentichiamocelo, non perché io abbia ideologie di quel genere lì, ci mancherebbe altro, io sono un democristiano dalla nascita, però mi devo rendere conto anche che in quel ventennio, e cioè nel 1939, Giuseppe Bottai, ministro di Mussolini, non fece altro che definire una delle più belle leggi di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Nel 1939, con la 1987 per il paesaggio e la 1089 per l'architettura, fece una legge che
che è stata praticamente riproposta nel nuovo codice dei beni culturali del 2004, con la legge, credo, 42, però non mi ricordo. Quindi voglio dire, cioè, la bellezza, quindi quando c'è passione, quando c'è intelligenza e quando si vuol fare, e questa cosa me l'ha insegnato soprattutto Sebastiano Tusa, perché mi diceva sempre apriamo, l'importante è non mettere soldi in tasca, facciamo subito tutto quello che c'è da fare. E le muciare, che erano quasi pronte per essere aperte, era un'ottima opportunità per Sciacca, anche se, come dire, l'area doveva essere... difficoltà di accesso. C'era una bella difficoltà di accesso, come del resto bella difficoltà di accesso, se non a piedi, c'è ancora oggi per il complesso del Fazzello. Però abbiamo realizzato queste due piccole realtà dove abbiamo portato tutto ciò che c'era da portare, perché erano completamente abbandonati, sono stati restaurati i cannoni della Parizzona Grossa, che furono trovati dall'amico Sant'Angelo molti decenni fa, e poi con un collega della Soprintendenza del Mare, Philippe Tissier, un francese che proprio mi diede, come dire, incarico insieme a Sebastiano di realizzare questa piccola struttura che è stata fatta, come vedete, proprio con i pallet cosiddetti, no? E dentro già abbiamo sistemato poi queste aree di sabbia, dove abbiamo sistemato tutte le varie anfore dei vari periodi storici. Ma la cosa più bella sono veramente i cannoni. Mi dice ogni tanto il buon Sant'Angelo, l'amico Sant'Angelo, che sotto Camordino ce ne sarebbero ancora almeno 10. Certo, quelli di ferro hanno avuto un attacco da parte dell'azione appunto idrosalina e quindi hanno subito, ma quelli in bronzo sono stati restaurati. Ma l'attuale sovrintendenza sta pensando alla possibilità di recuperare la regione, quell'area di Muciare? No, mi pare che è finita nel dimenticatoio. No, è finita nel dimenticatoio perché ci vogliono uomini, ci vogliono persone, io lo dico sempre. Se al di là della passione, se non c'è la volontà creativa, e faccio sempre l'esempio di Ludovico Corrao, unico in Sicilia a credere realmente nella ricostruzione, ma non solo della volontà popolare, ma proprio perché voleva che Gibellina diventasse un punto di riferimento dell'arte, un po' come è avvenuto nel Cinquecento per Pienza. Un papa decide, no, di realizzare una città straordinaria, bellissima, diventata poi bellissima, e Gibellina ora però ha una situazione, come dire, di stallo, anche se ho saputo da qui a qualche giorno dovrà presentare un progetto ministeriale per un bando di 1 milione di euro, perché a quanto pare c'è la disponibilità di questi soldi per diventare la capitale del contemporaneo. E chi meglio? Capitale dell'arte contemporanea 2026, c'è un tentativo in tale direzione. E in questa Sicilia probabilmente ci vorrebbero tanti Sebastiano Tusa per rilanciare l'utilizzo, la fruizione del ricco patrimonio culturale. Lo ricorda spesso Michele Benfari, perché con Tusa aveva un rapporto davvero che andava al di là di quello dei rapporti professionali, e Tusa è stato un ottimo assessore ai beni culturali. La regione siciliana, per il periodo che lei ha frequentato i palazzi, i corridoi del palazzo, non sempre ha avuto assessori ai beni culturali con la competenza giusta, come era quella di Tusa. Spesso gli accordi politici imponevano nomine di assessori che di beni culturali sapevano ben poco. Da questo punto di vista è stato un fatto negativo questo per la Sicilia, e oggi si sta recuperando? Pensa che ci può essere una svolta
in cambiamento in questo senso? Beh, insomma, la perdita di Sebastiano è sotto gli occhi di tutti, non è stata una perdita tout court, è stato un vero e proprio maremoto, anche per la politica del tempo, perché con l'allora presidente della regione si trovò subito un accordo straordinario. Io ovviamente parlo anche del mio passato, ho avuto la fortuna di conoscere anche Fabio Granata, una persona che aveva una visione che andava oltre quella normale di un atteggiamento, come dire, quasi genuflesso alla politica. Fabio andava dritto per la sua strada e finanziava tranquillamente progetti che avevano, grazie, che avevano delle visioni straordinarie, soprattutto per la sua Siracusa, ma non disdegnava mai l'area del Trapanese o l'area del Nisseno, del Catanese, soprattutto di Palermo. Se ne fecero cose. Io ricordo, ero nel suo gabinetto, credo di avere fatto almeno una cinquantina di progetti. C'era questa bella esperienza di visione. Ecco, io ero un tecnico, avevo la mano facile, il grilletto facile, la matita, e quindi riuscivo a portare avanti iniziative veramente in pochissimo tempo, cosa che ho dimostrato anche. Qualche altro invece non era... No. Altrettanto disponibile, immagino. No. Poi ci sono ovviamente, ci sono quelli che vanno a ricoprire, come dire, a sedersi sulle poltrone, sulle sedie, semplicemente perché ne hanno un ritorno personale. Vabbè, ma non è il caso, Certo, anche era voglio dire. un ruolo per alimentare il consenso politico, magari, perché no? Andiamo. E invece i soprintendenti ai beni culturali delle province siciliane, non sempre la regione ha nominato esperti in beni culturali. Nel suo caso ha trovato la persona giusta al posto giusto, ma non è sempre così. A volte ci arrivano tecnici che conoscono poco di beni culturali. Qual è il suo pensiero adesso? Ma il pensiero è che c'è una legge, che è la legge 20 o la 10 del 2000, che consente a tutti quelli che hanno vinto un concorso, non solo ai beni culturali, ma in tutte le ramificazioni dipartimentali, possono fare assolutamente tutto ciò che è previsto appunto da quella legge. Per cui io, agronomo, posso andare a dirigere un museo archeologico o addirittura un parco, e l'ingegnere può tranquillamente fare il soprintendente di una soprintendenza importante. È la legge, è dura, ma è quella, c'è poco da fare. Ci vorrebbe una riforma nazionale, una riforma Ma dei beni noi nel culturali, della campo dei beni soprintendenza. culturali siamo totalmente autonomi e quindi gestiamo i beni culturali con il nostro assessorato senza interposizioni, se non perché poi recepiamo le leggi approvate a livello nazionale. Ma noi abbiamo totale, come dire, alta egida sul panorama dei beni culturali. Quindi le cose possono cambiare se l'Assemblea regionale siciliana si renda conto, per esempio, che all'interno dei musei regionali, dei parchi e delle soprintendenze mancano ormai. Sembra una cosa folle, ma manca ormai il 70% del personale. Io ricordo di essere entrato a marzo del 2000, quindi è 19, credo il giorno stesso della caduta di quel maledetto aereo dove perse la vita Sebastiano, e ricordo che dopo 2 mesi mi ritrovai con 35 colleghi in Attenzione. pensione. Ma capite cosa significa? Dico, una volta la soprintendenza era individuata anche a livello nazionale come un luogo dove si faceva cultura di altissimo livello, tant'è che si chiamavano Soprintendenza delle Belle Arti. Poi, con una legislazione capestro, diventò invece un ufficio dove si faceva assolutamente di tutto,
dove bisognava dare l'autorizzazione per mettere una lampadina con un certo tipo di lumen. Io ho lasciato, per conto mio, ho fatto un'esperienza straordinaria, che è quella di aver detto di no a tutte le lobby dell'eolico. Ho approvato soltanto qualche impianto fotovoltaico, ma soprattutto sui tetti delle case, ma è contemporanea e per giunta. Ho detto di no anche nei centri storici, dove ovviamente bisognava cambiare. Voi pensate anche Sciacca, Burgio e cittadine come Caltabellotta, con una quantità infinita di pannelli fotovoltaici che avrebbero occultato la bellezza del coppo siciliano, Duo Canale, per così dire. E quindi ho detto di no nei centri storici, ma soprattutto mi vanto di aver detto di no alle lobby delle pale eoliche. Mi hanno presentato progetti in scala 1 a 50.000, significa che pigliano Sciacca fino a Licata, e con dei puntini rossi mi segnavano i luoghi dove dovevano essere postati elementi strutturali alti 200 metri. Una cosa allucinante, ma anche qui, voglio dire, venendo ora da Poggio Reale, facendo la strada, la Fondovalle, ti rendi conto che non c'è più un acrocoro, un dolce declivio che non sia fastellato da una continuità incredibile di pale eoliche, che peraltro non hanno apportato, tranne che nelle tasche delle grandi lobby, ma nessun beneficio nelle tasche dei cittadini. Io continuo tranquillamente a pagare, come penso tutti voi, bollette da paura, e continuano ancora a nascere, perché so, sì, che per esempio nell'area del progetti. Trapanese è una cosa allucinante. Ci sono tanti progetti. E i rapporti con i sindaci come sono stati nel corso del periodo di guida alla soprintendenza? I rapporti con i sindaci sono stati abbastanza... C'erano sindaci 42. attenti, sì, a valorizzare, sì, sì, il bene culturale? C'erano sindaci che telefonavano e venivano ogni giorno, e sindaci che invece non si sono mai fatti vedere, non perché io avessi la voglia di vederli lì e, come dire, fargli fare anticamera, cosa che peraltro non ho mai fatto. Però alcuni erano molto presenti, molto, molto, il sindaco di Ribera, il sindaco di Palma Montechiaro, di Licata, di Canicattì, di Agrigento stesso. Non ha nominato Sciac. Non ho nominato Sciac. Per scelta. No, non è successo niente in quel tempo. Devo dire che non è successo assolutamente nulla. E siccome non sono abituato ad andare a cercare, per mia sponte, così, non è successo nulla. Ecco. Lei in un'intervista ha detto: in questa provincia cupiglio un turco e soi, per usare una frase fatta che molto utilizzata dalle nostre parti. Che significava? Che solitamente ognuno in questa provincia derelitta, perché c'è poco da fare. La provincia di Agrigento ha una quantità strepitosa di bellezze architettoniche, urbanistiche, ha dei musei di città, se penso solo a Burgio, a Caltabellotta, la stessa Sciacca. Non c'è più una identità di quei tempi. Ne parlavamo mezz'ora fa con lei. Siamo tutte e due di San Michilari, siamo nati in una delle più belle zone di Sciacca, perché c'è questo strapiombo sul mare africano, e quindi io ricordo per esempio che da San Michele, da Corso Tommaso Fazzello, da ragazzo, scendevo a piedi allo stazzone. Poi c'era una piccola corriera di colore verde dove si incontravano tutti i sudori e i maleodori degli astanti, che ci riportavano nuovamente nelle nostre case. Ma era un luogo di una bellezza sconvolgente. C'era la transumanza, nel pomeriggio rientravano le pecore, le vacche, le mucche,
e si viveva contiguamente con questi animali all'interno dei cortili. Io mi ricordo benissimo, si entrava e c'erano le pecore, c'erano le capre, c'erano le mucche, e Corso Tommaso Fazzello, dove c'erano le balate a quel tempo bellissime, erano di quel Materiale materiale vulcanico, sì. dell'Etna, sì, venivano spessissimo, si riempiva totalmente di defecazioni di animali, e c'era anche questo odore che era magnifico, che ho ricordi straordinari di quel periodo. Poi passavano con gli spazzini la sera tardi, e quindi sì, ogni testa poi è un tribunale, quindi qui si è fatto e si è voluto quello che è passato per la testa ad ognuno di noi, perché io ho visto girare, per esempio, il film Sedotte abbandonate di Pietro Germi, avevo 7-8 anni, e io ricordo quindi cos'era la Badia Grande e la piazza. Era un luogo dell'anima dove era difficile davvero non si potesse pensare che al bene. Di fronte c'era questo complesso meraviglioso di Santa Maria dell'Itria, con tutto l'attuale luogo dove ci stanno ora i cinema. E mi ricordo che il piano di calpestio era di calcarenite, cioè si sfarinava camminandoci. Però, voglio dire, San Michele in qualche modo ha mantenuto quell'aspetto urbanistico storico che oggi ricordiamo piacevolmente. Tutt'altra cosa invece è accaduto nel resto del centro abitato, perché l'edificazione selvaggia è delle incredibili cose che oggi osserviamo sempre con indignazione. Hanno fatto malissimo alla bellezza di questa città a cui lei accennava, e mi riferisco ad esempio ai palazzi sulle mura medievale, mi riferisco ai teatri abbattuti per costruire palazzi. Si può dire che cioè che ci sia stato anche dalle nostre parti un sacco di sciacca? Oltre al sacco Ah, di Palermo, ad esempio. certo, abbiamo avuto la fortuna di non avere Ciancimino, su questo non ci sono dubbi, ma i misfatti sono accaduti nella stessa maniera, se, come dice lei, appunto si pensa al bellissimo teatro dedicato a Mariano Rossi, peraltro con un progetto neoclassico straordinario. Mi diceva mio nonno che avevano un palco dove andavano a seguire le manifestazioni, e quindi per farne che poi? Per farne una stazione degli autobus, una cosa senza coerenza, senza raziocinio. Dove era la sovrintendenza in quegli anni? Beh, la soprintendenza era a Palermo, c'erano soprintendenze uniche. C'era il professore Cantone che faceva il diavolo a quattro. Io ho visto le cose che scriveva al soprintendente di Palermo per evitare che si costruisse proprio sulla cinta muraria il palazzo che conoscete e così tanti altri misfatti. Ma niente, non accadeva nulla perché non esistevano le procure probabilmente attente che ci sono ora, e tutto veniva insabbiato senza alcun motivo. E Sciacca oggi vive una realtà importante perché nel frattempo si è, come dire, modernizzata sicuramente. Mancano i punti forti, mancano i luoghi della cultura. Se voglio fare una mostra, io non posso fare una mostra perché il complesso che c'è lì via Figuri di San Francesco è nelle mani della regione, e non capisco perché la regione non debba fare un bando per dire il primo che mi dà oltre questa cifra si aggiudica il pacchetto. E ce ne sono di persone, perché alcune sono arrivate da me per dire: ma lei mi può dare una mano per verificare cosa è possibile fare?
No, non è possibile fare assolutamente per niente perché la burocrazia ha bloccato tutto, tutto il complesso. Ora quest'altro milione, non voglio entrare nel merito della polemica, speso Il teatro. per il teatro Samonà, voglio dire, come ebbe a dirmi subito dopo laureato il professore Francesco Tentorio, un luminare di Torino, che veniva, poi diventammo molto amici. Quindi a quel tempo ancora il teatro aveva solo il guscio e poteva essere visitato da chiunque, come del resto ora, insomma, chi vuole entrare entra lì. Però ora ci sono gli arredi, eccetera. Ma disse, dovrebbe essere utilizzato come la Sagrada Famiglia. Cioè, è una struttura che non può funzionare. Materialmente non ha la capacità di essere gestito questo teatro. Perché manca la rete, manca la possibilità di un grosso imprenditore che se lo prenda in carico. Ma cosa può fare Sciacca, che ha 45.000-46.000 abitanti, e ancora peggio, 42.000, meno ancora, perfetto. 39. Allora, siamo arrivati a 39. Ah, me ne sono andato io. Voglio dire. Cioè, a me capita, prima di andare via, mi piace il cinema e spesso andavo nelle sale, nelle multisale a San Michele. Ma mi è capitato spessissimo, anche in orari importanti, alle 9 della sera, di trovarmi da solo con la mia compagna e di non avere nessuno che può. E che è una cosa triste, devo dire, al di là del fatto che sì, ci può essere il silenzio, tutto quello che volete, però. Una città, dico, di 39-40 mila abitanti che non riesce a riempire neanche per metà. Quindi che ce ne facciamo di un teatro dove ci sono 800 posti liberi, dove non c'è Che peraltro neanche la cavea non per è un far. teatro realmente per come è adesso, è un auditorium. Perché Ora è un non auditorium, c'è il ci sono. palcoscenico, ricordiamo. Sì, e manca anche la cavea per gli strumentisti, non Beh, sì, è esiste. tutto così, È però. un errore, è nato così, un grande errore. Non so se è un caso o una coincidenza, però tutto quello che passa dalle mani della regione siciliana è fermo, è bloccato. Convento San Francesco, terme, teatro, complesso Santa Margherita. Cosa facciamo di male No, non perché a facciamo assolutamente. Palermo No, non ci aiutano, ci no, no, guardino mi con una dispiace certa. dirlo, Qual è ma il problema? Qual è non il ci sono problema? gli interlocutori giusti. Lei ha esaltato poco fa, giustamente, perché ha trovato grande disponibilità quando ha presentato idee e progetti, ha esaltato il presidente Musumeci. Ma il presidente Sì, Musumeci è peraltro. quello che le terme non è riuscito a riaprirle, è E lì venuto, c'era un problema ideologico, è venuto a soprattutto. dire qui c'è il milione di euro, un milione quant'era Un questa milione e cifra? due, sì. No, 1 milione per il teatro che adesso potrà riaprire. Il teatro non credo proprio. non è riaperto, i milioni sono stati buttati dalla finestra e le terme, la storia non la riprendiamo noi perché è così. Insomma, questa città ha una nuvola fantozziana che gli passa sopra, Sì, evidentemente, io no? penso, come ho sempre detto, che bisogna cambiare era, e l'era non è. Non sono 10 anni, non sono 20 anni. Certo. Bisogna trovare una quantità di persone che hanno un pensiero, un orizzonte e Una vogliono, visione, e come si una dice. visione, sì, per quella cosa. Sciacca ha delle straordinarie eccellenze. Quindi bisogna trovare un modo che non è solo politica, è veramente dedizione, è passione, è Passione, bravo. quotidianità. Stare appresso alle cose, io l'ho fatto per questi 4 anni. Villa Genoardi ad Agrigento non vedeva un intervento di recupero da 50 anni, dai tempi di De Miro, eppure io sono riuscito a portare lì, perché non è che ho fatto solo cose per Sciacca, ovviamente. Tenuto conto che ho provato dei bei progetti anche di urbanistici per il turismo, sia a Licata sia nell'area di Siculiana e anche quella di Sciacca a Monterotondo, mi pare che si chiama. Sì, Sì, e quindi vicino.
Ora ci sono, ora c'è un bel, un, un'altra bella opportunità, perché sono riuscito prima di andare via a, a realizzare 24 schede per recuperare tutte le proprietà del FEC, del Fondo Enti di Culto, che si attestano a, al Ministero degli Interni. E sono 28 milioni. Mi hanno detto che Invitalia li ha già mandati in gara. E a Sciacca ce ne sono tre. C'è San Francesco di Paola, c'è dove c'è la pizzeria, non mi viene lo spasimo, ecco, con quasi oltre un milione di euro, 800 per San Francesco di Paola e 350 credo per le Giummare. Queste sono tutte di proprietà. Sì, sì, e quindi ora... Qui, tra un po' potrebbe esserci la notizia che sono... Ci potrebbero essere, sì, tre cantieri aperti. E se, se si riuscisse, cosa che io mi auguro con tutto il cuore, perché ci sono colleghi che se ne stanno interessando, a recuperare questo progetto del, dell'auditorium di Santa Margherita, insomma, finalmente avremmo anche un luogo per ascoltare non solo le fandonie che vengono raccontate, nei, nei salotti, ma anche e sui social, anche buona musica. Sì, se qualcuno c'era anche un, una dose di pessimismo nelle sue parole, questa città, i problemi, il futuro, la visione, ma se qualcuno domani la chiamasse per dire vuole darci una mano per mettere concretamente mano a questa visione futura di città, sarebbe disponibile e lascerebbe per un po' Poggioreale dove sta vivendo per tornare in questi luoghi della bellezza che sono stati luoghi della, di parte della sua vita. Ma io qualche mese fa sono stato chiamato senza mai conoscere l'attività e anche la, la struttura della, di questa rete museale Belicina, e mi è stata data questa opportunità giusto per avere, come dire, le carte a posto. Ho mandato il mio curriculum e là hanno perso mi hanno detto subito vieni perché abbiamo bisogno di te, quindi la mia disponibilità è totale. Peraltro questo è un mestiere che amo profondamente. Io ho restaurato in 40 anni credo 370 opere pubbliche, fra cinte murarie, palazzi nobiliari, chiese, opere d'arte. Ho realizzato musei ex novo. Nei 5 anni alle Olie ho fatto anche l'arte contemporanea, e quindi ho, ho speso quasi 2,5 milioni per dei site specific con grandi artisti, da Paladino a Mitorai ed altri. Quindi insomma diciamo che nell'ambito di quelle conoscenze sarei in grado di dare una mano, ma il problema è, cioè, sono chiamato per fare la bella statuina o mi date realmente l'opportunità di muovermi, di dare degli indirizzi che non devono essere solo... ma devono essere indirizzi espliciti, reali, veri, concreti. Un'ultima domanda. Quando era soprintendente si è schierato nettamente contro il rigassificatore di Porto Empedocle. È davvero un pericolo questa quest'opera che pare adesso l'Enel l'abbia pronta, ma ci sono sempre tantissime polemiche per il nostro territorio, per l'area archeologica. Perché? Ma il rigassificatore poteva anche non interessarmi, semplicemente perché in una zona bianca della, del complesso progetto del paesaggio, in quella zona lì. Il problema è più, come dire, morale, nel senso che siamo a 300 metri dal caos e quindi dalla casa di Luigi Pirandello, e a 700-800 metri da un sito UNESCO che è rappresentato proprio dal, dal parco archeologico di Agrigento. Quindi era una questione, come dire, di opportunità. Ecco, io scrissi all'UNESCO dicendo guardate che si vuol fare questa cosa qui che secondo me è contra legem,
anche perché voi non lo sapete, ma io avevo provato anche un progetto, diciamo, di natura diversa all'interno dell'area portuale di Porto Empedocle, e che si potessero definire anche dei moli per fare attraccare tutta una serie di navi turistiche importanti. Con la realizzazione del rigassificatore, questa opportunità si sarebbe persa completamente. Peraltro avevo pure approvato il progetto della Fondazione delle Ferrovie dello Stato, che da Porto Empedocle ripristinava nuovamente il vecchio percorso ferroviario di una littorina che arrivava fino al Tempio di Vulcano, cosa che è in funzione e sta andando molto bene. Quindi col rigassificatore ovviamente mi sono attirato tutte le negatività non solo di chi realmente, credo che si chiamasse Non mi ora non mi ricordo. ricordo, dell'Enel, ma Sì, questo Green Power, una cosa sì, mi power. chiamarono, mi telefonarono, ci furono insomma delle cose molto pesanti, dico guardate, dico, questo è il mio pensiero, se volete realizzarlo ed è un'opera talmente importante, così come stanno facendo per il ponte di Messina, dico guardate che non dovete manco passare dalla Esatto, soprintendenza, non c'è. è un'opera pubblica di carattere strategico, nazionale, o Fatela. realizzate ma non passate sul mio cadavere, perché io non dirò mai di sì. Chiudiamo qui questo nostro incontro. Abbiamo parlato di cultura, di bellezza, della visione di Michele Benfari, che resta attualissima rispetto a quello che può essere il futuro di questo territorio, di questa città. Ci tenevo ad averlo qui perché so come la pensa, so con quale passione lavora e vede le cose che lo circondano, che ci circondano. Grazie per essere stato con noi. Grazie a chi ci ha seguito attraverso il canale 80 di RMK TV. Grazie a chi ci ha seguito attraverso le frequenze radiofoniche di Radio Torre Macauda. Grazie a quanti hanno seguito la diretta Facebook. Grazie a Bono Vacanze che ci ospita e che in questo gradevole ambiente accoglie i nostri ospiti, e grazie naturalmente al Comitato Provinciale ASI di Agrigento. Chiamo il presidente Mario Cucchiara che organizza e promuove questi nostri incontri, e Presidente, c'è mi un dono per lui a permetto di ricordo ringraziare di questo incontro, di questa sera. Grazie. questo pomeriggio. Grazie e arrivederci.